Test. Hi everyone. I hope everyone is doing well. This is the third stream about learning Italian language. So we will continue our studying. Today we will start with let me check. Today we will start with lecture 3.3. Okay, this one. If anyone want to study in real time with me, he can download the video and start with me. Okay, let's start. Buongiorno e benvenuti alla sezione numero 3. La sezione numero 3 è chiedere e dire l'indirizzo email. La parte del dialogo è questa. Qual è il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è Anna Simone, eccetera, eccetera. Come si scrive? Qual è il tuo indirizzo email? What is your email address? Qual è il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è anne.simon. Vediamo come chiedere e dire l'indirizzo. Chiedere, asking, è dire, saying, l'indirizzo. L'indirizzo email. Email, prima funzione. Ok, Qual è method 1. il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è an.simon@gmail.com. Qual è Chiocciola. il mio? Ok, the at in Italian is called chiocciola. The point is called ponto. Indirizzo email Ponto. Ok, so when we ask, we use qual è il tuo indirizzo. When we answer, we use il mio. As we said, il tuo, when we ask, il mio, when I answer. Il mio indirizzo email è, my email address is anne.simeon@gmail.com. Vediamo come funziona. Chiedere e dire l'indirizzo Dice email. qual più verbo essere più il tuo indirizzo email Qual? o frase. Qual è il tuo indirizzo email? Qual è il tuo indirizzo email? Ok, so we have just to read il tuo indirizzo email. There is no grammar in that. And the qual, we have also to read it. We just change the verbo essere, depending on the situation. If we are asking like one person, two person, a lot of persons, this verbo essere will change. So, qual le è il tuo indirizzo email? B dice il mio indirizzo email Answer. più verbo Il mio essere indirizzo più email. indirizzo. La frase è il mio indirizzo email è an.simon@gmail.com. Essere. Qual il
il mio indirizzo email e questo è l'indirizzo. Secondo modo per chiedere e dire l'indirizzo email, secondo modo, qual è la tua mail? La mia mail è marcomolinari@libero.it. Qual è la tua mail? La mia mail è... Vediamo come funziona. Qual, sempre più, verbo essere, più la tua mail. Qual è la tua mail? Qual è la tua mail? Okay, so we have two methods of asking about the email address. The first one for the asking qual è il tuo mail, indirizzo mail. And this is the second Qual one. è la tua Qual è mail? la tua mail? La mia mail. The first one it was qual è il tuo indirizzo mail. This one, qual è la tua mail? Vediamo La come mia mail funziona. è... Qual, sempre più, verbo essere, più la tua mail. La tua mail. Qual è la tua mail? Qual è la tua mail? La La mia tua mail email. più il verbo La mia essere, mail è... indirizzo email. Indirizzo mail. La mia mail La è mia mail è... I think Marco the... Molinari. The second method is easier because the first one has like a big sentence and letters. The first one was like qual è il tuo indirizzo mail? And the answer will be il mio indirizzo mail è. And the second one is qual è la tua mail? And the answer la mia email è. And the email address. Second Stessa one is more easy. funzione. Qui abbiamo il verbo essere. Qui abbiamo il verbo essere. Questo è l'indirizzo email. Qual è la tua mail? La mia mail è. Ora vediamo come chiedere l'indirizzo email. Funzione chiedere. Qual è la tua mail? Qual è la tua mail? Qual è il tuo indirizzo email? Yeah, the Qual first è one. la tua mail? Qual è il tuo indirizzo email? So the qual is used for asking about the email. Quanti is used for asking about the age. Quanti anni hai? Qual è? Okay. Tu a tua. It means your. Okay, so we have two meaning for your, tua, and tuo. It means yours. Qual è la tua mail? Qual è il tuo indirizzo email? Vediamo ora come dire l'indirizzo email. Dire l'indirizzo email. Dire Il mio l'indirizzo indirizzo email. email è marco.rossi@libero.it. Chiocciola. Il mio indirizzo email è marco.rossi@ it's chiocciola in Italia. La mia mail è mariabruni@yahoo.it. Il mio indirizzo email è... La mia mail è il mio indirizzo. La mia mail è... Ora vediamo come si fa a chiedere e dire come si scrive. Come si scrive? E si fa lo stesso. Chiedere e dire come si scrive. Asking and doing the spelling. Come si Spelling. scrive?
Vediamo come si fa a chiedere, dire come si scrive. Come si scrive? Come si Come si scrive? scrive? E si fa lo spelling. N. ANNE.SIMON, chiocciola Chiocciola. GMAIL.COM. Come funziona, scusate? Come più si scrive? Si scrive. Come si scrive? Come si scrive? Can you rewrite it? Si fa lo spelling Spelling. dell'indirizzo email. Come si scrive? A Ah, ok, so we use come si scrive for spelling the indirizzo email. If we want to ask for a person to spelling. chiocciola GMAIL.COM. In particolare, scusate. C'è questa parola punto, queste due parole, Punto. punto è punto, punto. Sì? Questa parola invece, la chiocciola, questa parola, chiocciola, chiocciola. Sì? Punto e chiocciola, va bene. Andiamo avanti. Vediamo in particolare ora l'alfabeto italiano. L'alfabeto italiano abbiamo le lettere, adesso le leggiamo insieme. A, B, C, D, E, F, G, C. Italiano abbiamo le lettere, adesso le leggiamo insieme. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, L, L, M, M, N, O. P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, O, U, V, V, Z. Z, H, Z, V, U, T, S, R, Q, P, U, N, M, L, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Altre lettere nell'alfabeto non italiano che usiamo, altre lettere. Altre, altre. Altre lettere. Sono queste, cioè la W, la Y, W, doppia, Epsilon, I lunga, I la K, lunga, K, X, W, X, Y, I lunga. W doppia, Epsilon, I lunga, K, X. K, X. Facciamo ora una piccola introduzione Introduzione agli aggettive aggettivi possessivi. possessive. Il mio indirizzo è email, è marcorossi@libero.it. Il mio numero di telefono è 348-7566-891. La mia mail è mariabruni@yahoo.it. Okay, so for the mail, if the person male, he use mio as my, but if it was a female, I have to change the O to A in the end. It become mia.
Vediamo ora il mio indirizzo, il mio numero di telefono, il Il mio mio passaporto, passaporto, la mia passaporto. mail, la mia università, la mia città. Il Ok. mio, Masculine, la femminile. mia. Sì. Il mio è maschile, Il la mio mia refers è to male, femminile. ok. La Mio, mia refer la to mia. male, to female, ok. Possessive adjectives. Bene, ora fare gli esercizi di questa sezione sulla Fai gli es piattaforma. esercizi Esercizi di questa 3.3. sezione sulla piattaforma. Arrivederci alla prossima sezione. Ciao. Ciao. Ok, we finished 3.3. Now we go to 3.4. Sorry. Lecture 3.4. Numero di telefono. Di telefono. Buongiorno e benvenuti alla sezione numero 4. Chiedere e dire il numero di telefono. Chiedere e dire il Vediamo numero di parte telefono. di dialogo Qual che è il tuo usiamo tra numero di questo. Qual è il tuo telefono? numero Il di mio telefono? Il mio numero numero, è. bla bla, eccetera. Scusa, puoi ripetere? Prima funzione, chiedere e dire il numero di telefono. Qual è il tuo numero di Qual è telefono? il tuo numero di telefono? Il mio Il numero mio di numero telefono di è telefono è. 348 75 66 891. Vediamo come funziona. Qual più il Qual verbo essere più il tuo numero di telefono. è il tuo Qual numero è di il tuo telefono? numero di telefono? B. Il mio numero di telefono, verbo Il mio essere, numero di telefono. numero di telefono. Il mio numero di telefono è Qual è il 348 tuo? 75. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è. 66891. Questo è il verbo essere, è verbo essere anche qui. Qual è? Andiamo avanti.
Vediamo come dire il numero di telefono, semplicemente. Il mio numero di Il mio telefono numero è di telefono. 348-7566891. Il mio numero di telefono è. Il mio nome è Federico. Chiedere il numero di telefono. Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è. Qual è il tuo numero di telefono? Ok. Ora vediamo come si può chiedere di ripetere, ripetere. Scusa, puoi ripetere? Poi Bla ripetere. bla 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 bla. Can you repeat? E il tuo? Lui ripete. Il mio numero di telefono è bla bla bla. Scusa, puoi ripetere? Sì. 3, 4. Puoi ripetere? 4, 8, 9. Ripete. E il tuo? Vediamo ora. Ah, dice, scusa, puoi ripetere? Puoi. Scusa, Scusa, puoi ripetere? puoi ripetere? Puoi ripetere? Numero di telefono, ripetizione. E il tuo? Ok. Scusa, puoi ripetere? No, 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 no. E il Puoi tuo? ripetere? Puoi. Puoi. Chiediamo il numero di telefono. Ti ripeto. Sorry, Scusa, can you... puoi ripetere? Scusa, can you repeat? Puoi 3, ripetere? 4, 7, 5, 6, 6, 8, 9, No. 1. E il E il tuo? tuo? E il tuo? Okay. In questa funzione chiediamo di ripetere. Scusa, puoi ripetere? E poi chiediamo il tuo numero di telefono. E il tuo? Ok? Bene, ora puoi fare gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Esercizi 3.4. Ciao e arrivederci alla prossima sezione. We go to lesson 3.5. Buongiorno e benvenuti all'ultima sezione, sezione numero 5 della lezione 3. In questa sezione parliamo un po' insieme. Vediamo. Parliamo un Ora po'. rispondi alle mie domande, rispondi alle Rispondi domande. alle domande. Rispondi alle domande. Answer these questions. Quanti anni hai? Quanti anni hai? How old are you? Io ho 28-29 anni. Quanti anni hai? Ho 28 anni. Io ho Io ho bla 28 bla bla anni, e tu? anni. E tu? Io 24. Qual è la Qual è tua la tua mail? email? Qual è la tua email? Qual è la tua mail? Email? La mia email è... Scusa, puoi ripetere? Scusa, puoi ripetere?
Scusa, puoi Ancora tuo email. ripetere? Qual è il tuo Puoi numero di telefono? Puoi ripetere? ripetere? Scusa, puoi ripetere? Puoi ripetere? Ancora la tua email. Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo Qual è numero di il telefono? tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 3. Io vado al Stasera vado al cinema. Vado going. Stasera, tonight, I am going to cinema. Viene, are you coming? Stasera vado al cinema. cinema. Vieni. Vieni. Stasera vado al cinema. Vieni. Vengo Ricordi. volentieri. With pleasure. Vado al cinema. Vieni. Vieni. Stasera vado al cinema. Stasera vado al cinema. Cinema. Vieni. Stasera vado al cinema. Vieni. Vengo Vengo volentieri. volentieri. Vieni. Sì. Stasera vado al cinema. Vieni. Vengo volentieri. Vengo volentieri. Sì, vengo volentieri. Sì, vengo Yes, with pleasure. volentieri. Molto bene. Ora tu fai a me le domande. Ok? Fai a me Ora, now, fai domande. Io le domande. rispondo. Ho 26 anni. Sì, ho. Ok, what is the question for the answer that say ho 27 anni? 26 anni. The question will be quanti anni hai? Quanti anni hai? Telefono italiano, il mio numero di telefono è, iniziamo da numero 1, questo. Ho 26 Quanti anni hai? anni. Quanti anni hai? Ho 26 anni. Ok, the second one, say ho un telefono italiano. Qual è il tuo numero di telefono? Sì, ho un telefono italiano. No, se ho un Say my number is Italian, so I think I have to ask him like this. Tu telefono è italiano? I don't know. Hai un telefono Hi, italiano? ok. Hi, on telefono italiano? Sì, ho un telefono italiano. Ah, ok, O for the answer and I for the asking. Ok. I on telefono italiano. I on telefono italiano. Prossimo. Il mio numero di telefono è 3. Ok, qual è il tuo numero di 286651789. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio Ok, numero di qual telefono è è 328-6651-789. il tuo indirizzo email? Qual è il Il mio tuo indirizzo indirizzo email è email? luca.veri@gmail.com. Qual Chioccio. è il Qual tuo è il tuo indirizzo email? indirizzo email? Bene, ultimo. Luca, scusa,
Scusa, ripetere, ripetere. lucaveri@gmail.com. Qual è il tuo indirizzo? Scusa, puoi Puoi ripetere? Ah sì, ripetere. Scusa, lucaveri@gmail.com. Scusa, puoi ripetere? puoi Ok, ripetere. va Cosa puoi ripetere? Puoi bene. In ripetere. questa lezione abbiamo imparato alcune parole ed espressioni, in particolare le lettere della... Parole ed espressioni. Words and Alfabeti expressions. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, l'alfabeto italiano. Po' di grammatica, Grammatica. in particolare il verbo avere. Avere. Io ho, tu hai. Ah, ok. Ho, I. I have, you have. Io, ho. Tu, hai. Gli aggettivi possessivi, il Mio, 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 la mia. mia. Il mio, la mia. Ok. Il mio, la mia. Ok, il mio for Alcune the funzioni masculine comunicative. and la mia for... Quanti anni hai? Ho Quanti anni hai? How 22 old are anni. you? Ho 22. Quanti anni hai? Ho 22 anni. Qual è Qual il è tuo il tuo indirizzo indirizzo email? email? Il What's mio your email indirizzo address? Il mio email è indirizzo a email è Annis email. ultimo@gmail.com. Qual è il tuo numero di Qual è il tuo telefono? numero di Il mio telefono? numero di telefono Il mio è numero di 348 75 telefono 66891. Molto bene, la lezione è è... finita. Arrivederci alla Arrivederci, alla prossima prossima lezione. lezione. Ciao. Ok, we finished the lecture 3, all the videos of lecture 3, and now we will start with lecture 4. Okay, 4.1. Benvenuti al corso di italiano per stranieri, livello A1. Io sono Licia e sono la vostra insegnante per la lezione di oggi. La lezione di oggi è la lezione numero 4. Il titolo della Questo è lezione è Paolo, un Questo mio è amico Paolo, un italiano. mio amico Presentare italiano. Paolo, In tutt'altro. questa lezione impariamo a presentare qualcuno, a presentare una persona. Oggi impariamo a presentare qualcuno, chiedere e dire la professione e chiedere di ripetere qualcosa. Nella sezione La professione e Presentare qualcuno, introduce someone, chiedere e dire la professione. Qualcosa, professione, qualcuno, presentare, ripetere. chiedere di ripetere qualcosa. Nella sezione 1 c'è Il il dialogo. dialogo, introduzione al dialogo. Marco, Ann e Paolo sono davanti al cinema.
Si salutano e Mark. Marco presenta il suo amico Adam. Al cinema. Marco, Anne and Paolo are in front of the cinema. Marco, Anne e Paolo are davanti al cinema. Davanti, in front, al cinema. Marco, Anne e Paolo, Mark, Anne and Paul sono davanti al cinema. They greet each other and Marco introduces his friend Paolo to him. Si salutano e Marco presenta Marco presenta il suo amico Paolo a Anne. Si salutano e Marco presenta il Salutano, suo amico presenta il suo Adam. amico Paolo e Anne. Iniziano a parlare, chiedendo. They start to talk, asking each other where they come from and what they do. Iniziano, they start a parlare, chiedendo da dove vengono, a cosa Dove vengono e cosa fanno? fanno, come from and what they do e cosa fanno. Iniziano a parlare, chiedendo. E Marco presenta il suo amico Adam. Iniziano a parlare chiedendo da dove vengono e cosa fanno, Vengono e cosa fanno? ma devono smettere di chiacchierare. Il film sta. Devono Devono smettere smettere di di chiacchierare. chiacchierare. Parlare chiedendo da dove vengono e cosa Cosa fanno, fanno? ma devono smettere Smettere. di chiacchierare. Chiacchierare. Il film Sta per sta per iniziare. iniziare. Adesso guarda e ascolta il dialogo. Ok, guarda e Guarda ascolta. e ascolta Ascolta il il dialogo. dialogo. Ciao Anna. Questo è Paolo, è un mio amico italiano. E lei si chiama Anna, viene dalla Francia. Ciao Anna, piacere. Ciao Paolo, piacere. Tu da dove vieni? Io vengo da Napoli. E tu sei di Parigi? Sì, sono di Parigi, ma studio a Berlino. Dove, scusa? Puoi ripetere? Berlino, in Germania. Ah, ok. E cosa fai qui in Italia? Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma. E tu? Io sono laureato in letteratura e ora lavoro. Che bravo! Che lavoro fai? Faccio il ricercatore. Sì, Paolo lavora all'università e scrive per una rivista letteraria. Eh sì, domani parto e vado a Londra per una conferenza importante su Shakespeare. Che bello! Ehi ragazzi, inizia il film. Andiamo? Andiamo. Adesso ascolta e leggi il dialogo. Ascolta e leggi il dialogo.
Ciao Anne. Ciao Anne. Ciao ragazzi. Questo è Paolo, un amico italiano. Un mio amico italiano. E lei si chiama Anna, viene dalla Francia. Ciao, piacere. Ciao. E lei si chiama Anne, viene dalla Francia. Piacere. Tu da dove? Ciao Anne, piacere. Ok, ciao Anne, ciao ragazzi, questo è Paolo, è un mio amico italiano. E lei si chiama Anne. Vieni dalla Francia. Francia. Paolo, ciao Anne, piacere. Ciao Paolo, piacere. Tu da dove vieni? Dove vieni? Io vengo da Napoli. E tu sei di Parigi? Sì, sono di Io Parigi. Ma vengo studio a da Napoli, Berlino. e tu sei Dove, di Parigi? scusa? Puoi ripetere? Sono di Parigi. Berlino, in Germania. Ah, ok. E cosa fai qui in Italia? Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma. E tu? Io sono laureato in letteratura. Dove, scusa, puoi ripetere? Parli, no? In Germania. Ah, ok. E cosa fai qui in Italia? Sono una studentessa di architettura. Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma. Che bravo! Che lavoro fai? Faccio il ricercatore. Sì, Paolo è all'università. Io sono laureato in letteratura e ora lavoro. Che bravo, che lavoro fai? Faccio al liceo. Sì, Paolo lavora all'università e scrive per una rivista E letteraria. scrive per una rivista letteraria. Eh sì, domani parto e vado a Londra per una conferenza importante su Shakespeare. Che bello! Ehi ragazzi, inizia il film. Andiamo? Andiamo. Bene, adesso c'è la comprensione del dialogo, un piccolo test di comprensione. E scegli la risposta corretta. Kelly, la risposta corretta. Numero 1. Anne studia architettura a Parigi, letteratura a Aix-en-Provence, architettura a Berlino. Che cosa studia Anne e dove? Architettura a Anne studia Berlino. architettura a Berlino. Anne Anne studia architettura a Berlino. Anne studies architecture in Berlin. Risposta C, architettura a Berlino. Numero 2. Paolo è di Roma e è laureato, è di Napoli e lavora all'università, è di Napoli e studia letteratura. Di dove è Paolo e che cosa fa? Paolo è di Napoli e lavora all'università. Paolo è di Napoli e lavora all'università. Paolo è di Napoli. Università. Paolo is from Naples and he works at the university. Paolo è di Napoli. Paolo is from Napoli e lavora and he works. Numero 3.
domani Paolo parte e va a Londra per una conferenza, Roma per scrivere la sua tesi, a Napoli per lavorare in una rivista letteraria. Dove va Paolo domani? Dove va? Domani Paolo parte. Domani Paolo parti e va a Londra per una conferenza. Tomorrow Paolo is going to London for a conference. E va a Londra per una conferenza domani. Domani Domani Paolo Paolo parte parti, e va a parte Londra per una conferenza. e va a Londra, e va a Londra, e va a Londra per una Risposta conferenza. A. A Londra per una conferenza. Bene, adesso ascolta, leggi e ripeti il dialogo. Ascolta, leggi e ripeti il dialogo. Ciao Ann. Ciao ragazzi. Questo è Paolo, è un... Ciao Ann, ciao ragazzi, hi guys. Questo è Paolo. This is Paolo. È un mio amico italiano, my Italian friend. È un mio, un Italian friend of mine. È un mio amico italiano. E lei si chiama Anne. And this is Anne. E lei si chiama Anne. Viene dalla Francia. Mio amico italiano e lei si chiama Anne, viene. Viene dalla Francia. Dalla. Dalla from. Sono quattro. Francia. Ciao Anne, piacere. Ciao Paolo, piacere. Tu da dove vieni? Io vengo da Napoli. E tu sei di Parigi? Ciao Paolo, piacere, piacere, where are you from? Tu, da dove vieni? Where are you from? I am from Paris. Tu da dove vieni? Da dove vieni? Io vengo da Napoli. Io vengo da Napoli. E tu? Sì, sei di Parigi? Sono di Parigi. Sì, sono di Parigi. Ma studio a Ma Berlino. studio Ma a studio Berlino. a Berlino. Ma studio a Berlino.
Dove scusa? Puoi ripetere? Dove scusa? Excuse me. Puoi ripetere? Dove scusa? Puoi ripetere? Vuoi ripetere? Dove scusa? Puoi ripetere? Berlino, in Germania. Berlino. Ah, ok. E cosa fai qui in Italia? Puoi ripetere, Berlino, in Germania. Ah, ok. What are you doing in Italy? Cosa fai qui in Italia? E cosa fai? E cosa fai qui in Italia? E cosa fai? Sono una studentessa di architettura. Sono una studentessa di architettura. Sono una studentessa di architettura. Scrivo la mia tesi qui a Roma e tu? Scrivo la mia tesi qui a Roma. Qui a Roma. Scrivo la mia tesi qui a Roma. E tu? Io sono laureato. Sono laureato in letteratura. Letteratura. Io sono laureato in letteratura e ora lavoro. E ora lavoro. E ora lavoro. Io sono laureato. Io sono laureato in letteratura. Io sono laureato in letteratura. In letteratura Io e sono ora laureato lavoro. in letteratura e ora lavoro. Che bravo! Che lavoro fai? Che bravo! Che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Faccio il ricercatore. Faccio il ricercatore. I am a researcher. Ricercatore. Faccio al ricercatore. Sì, Paolo lavora all'università. Paolo lavora all'università e scrive per una rivista letteraria. And he writes for a letterary magazine. Scrive per una rivista letteraria. Rivista letteraria. Sì, domani parto e vado a Londra. Domani parto. E vado a Londra per Una conferenza una conferenza importante su importante Shakespeare. su Shakespeare. Ok, so about. Che bello! Che bello. Ehi, ragazzi, inizia il film! Ehi ragazzi, inizia il film. Ehi, ragazzi, inizia il film! Andiamo? Andiamo. Andiamo.
Andiamo. Bene, ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Fai gli esercizi 4.1. Ok, lesson 4.2. Ciao e benvenuti alla sezione 2 della lezione numero 4. In questa sezione impariamo a presentare qualcuno, a Presentare presentare qualcuno. una Introducing persona. someone. Presentare qualcuno. Diciamo, questo è Paolo, un mio amico italiano. Questo è Paolo, un mio amico italiano. Questo è Paolo, un mio amico italiano. This is Paolo, an Italian friend of mine. Questo è Paolo, un mio amico italiano. Questo è Paolo. Questo è Paolo. Per presentare qualcuno, diciamo. Per presentare qualcuno, diciamo, Questo è questo Paolo. è Paolo. O questa è Questo. Maria. Ok. Questo O for masculine, questa questo è for femminile. Anna. Ripetiamo. Per presentare qualcuno diciamo questo è maschile. Questo è Paolo. Oppure femminile. Questa è Anne. Oppure diciamo, ti presento Anne. Ti presento Ann, ti presento Paolo. Ti presento Paolo. Ti presento Ann o questa è Ann. Ti presento Questo Paolo o questo è Paolo. Qui Ann o Ah, ok, so there is two way of introducing to someone. I say ti presento Ann, ti presento Paolo. Or questo è Paolo, questa è Anne. Questa è Anne, questo è Paolo. Or ti presento Paolo. Questa è Ann, ti presento Paolo o questo è Paolo. Quindi diciamo ti presento Ann o ti presento Paolo e Ok, verbo presentare, introduce, which means introduce, so I use the diciamo ti più verbo presentare. T. Alla prima Ok. persona, io presento più il nome, Ann, Paolo, ti presento Ann, ti presento Paolo. Oppure
oppure diciamo questo è pa Ti presento Anne, ok. Paolo, Questo. questo più verbo essere alla terza persona, lui. Questo è Paolo, nome proprio maschile, Paolo. Oppure diciamo questa è Ann, questa più verbo essere alla terza persona è più nome proprio femminile, Ann, Maria, Giulia. Questa è Giulia. O diciamo anche lui si chiama Paolo. O Louis, okay, there's a third way of introducing someone. We say lui si chiama Paolo. lei Lei si si chiama chiama Ann. Anne. Verbo chiamarsi. Ok. Lui si chiama Paolo, lei si Chiamarsi. chiama Ann. O diciamo lui è Paolo e lei è Anne. Ann. Lui è Paolo, Lui lei è Anne. è Paolo, lei è Ann. Questo è il verbo essere. Verbo essere. Vediamo la coniugazione del verbo essere. Verbo essere. Verb to be. Io sono, tu sei, lui o lei. Per esempio, quindi io sono, tu Io sei, sono, tu sei, lui o lui, lei lei è. è. Vediamo il plurale. Noi siamo, voi siete e loro Loro sono. sono. Plurale, ok, for the plurale. Noi siamo. Voi siete Noi siamo, voi siete, loro sono. Vediamo degli esempi. Noi siamo. noi siamo, voi siete, noi siamo. Siete. Voi siete, loro Siamo. sono. Vediamo degli esempi. Lui è Paolo, lei Ann. Paolo è italiano, Ann è francese. Lui italiano, lei è francese. Lui è di Napoli e lei è di Parigi. Paolo e Anne sono amici. Loro sono amici. Paolo e Anne sono amici. O loro sono amici. Paolo
Paolo e Ann sono amici. Loro sono E amici. Ann sono amici. O Ok. loro sono amici. Quindi diciamo, questo è Paolo, un Un mio mio amico amico, ok. italiano. Lui è di Di Napoli. Napoli. Questa è Anne, una ragazza francese. Lei è di Parigi. Osserviamo. Amica italiana, amica francese. Amico italiano, amico francese. Amica italiana e amica francese, femminile. E amico italiano e amico francese, maschile. Vediamo gli aggettivi con i nomi al singolare. Pablo è un ragazzo spagnolo. Maria è una ragazza spagnola. Antonio è un ragazzo italiano. Carla Carla è è una una ragazza ragazza italiana. Pablo italiana. è un ragazzo spagnolo. Osserva. Ragazzo spagnolo, ragazza spagnola, ragazzo italiano, ragazza italiana. Maschile singolare o femminile singolare a. Vediamo gli aggettivi con i nomi singolare e plurale maschile. Vediamo degli esempi. Pablo è un ragazzo spagnolo. Pablo e Lucas sono due ragazzi spagnoli. Antonio è un ragazzo italiano. Antonio e Matteo sono due ragazzi italiani. Quindi ragazzo spagnolo singolare, ragazzi spagnoli plurale, maschile singolare. O maschile plurale i. Ok, Pablo è un ragazzo spagnolo. Pablo e Lucas sono, ok, ragazzi spagnoli. Ok, are two Spanish boy. Antonio è un ragazzo italiano. Antonio e Matteo sono due ragazzi italiani. Vediamo gli aggettivi con i nomi singolare e plurale femminile. Maria è una ragazza spagnola. Maria e Pilar sono due ragazze spagnole. Carla è una ragazza italiana. Carla e Giulia sono due ragazze italiane. Quindi Maria è una ragazza spagnola, Maria e Pilar sono due ragazzi spagnoli. Ok, so for the plural of the feminine, we use i. For the plural of the masculine, we use I. ragazza spagnola, ragazze spagnole, Ok, ragazzi spagnoli, ragazza ragazza italiana italiana, singolare, ragazzi italiani. ragazze italiane plurale. Quindi femminile singolare a, e femminile plurale e.
vediamo gli aggettivi con i nomi, il plurale. Pablo e Maria sono due ragazzi spagnoli. Antonio e Giulia sono due ragazzi italiani. Vediamo. Antonio è un ragazzo maschio, maschile. Giulia è una ragazza femmina, femminile. Per il plurale. Ah, okay. If we have the masculine and femminile, we use the I for the plural. Okay. Pablo e Maria sono due ragazzi spagnoli. Antonio e Giulia. Plurale misto, maschile, okay, e femminile. Diciamo i ragazzi italiani. Plurale misto, maschile, femminile. Antonio, Giulia, ragazzi italiani. Vediamo altri aggettivi con i nomi al singolare. John è un ragazzo inglese. John è un ragazzo inglese. Caitlin è una ragazza inglese. Una ragazza inglese. Lee è un ragazzo cinese. Jean è una ragazza cinese. Quindi ragazzo inglese, ragazza inglese. Maschile e femminile singolare e inglese. Vediamo altri esempi, gli aggettivi con i nomi al plurale. John è un ragazzo inglese. John e James sono due ragazzi inglesi. Jean è una ragazza cinese. Jean e Shu sono due ragazze cinesi. Quindi maschile e femminile singolare e inglese, maschile, femminile singolare e maschile e femminile plurale, i ragazzi inglesi, ragazze cinesi. Quindi inglesi, cinesi, maschile e femminile plurale. Vediamo altri esempi, aggettivi con i nomi plurale. John e Mary sono due ragazzi inglesi. Lee e Shu sono due ragazzi cinesi. Quindi John è un ragazzo, Mary è una ragazza, ma diciamo ragazzi inglesi. Quindi plurale misto, maschile e femminile, i ragazzi inglesi. Misto. Bene, la sezione numero 2. Okay, now we finish 4.2, we start with 4.3. Ciao e benvenuti alla sezione
della lezione 4. In questa sezione impariamo a chiedere e dire la professione, il lavoro. Vediamo. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Rispondiamo. Oddio. Faccio il ricercatore. Faccio il ricercatore. I am a researcher. Faccio il ricercatore. Che lavoro fai? Che lavoro Quindi, fai? Per chiedere la professione, diciamo che lavoro che fai? Che lavoro fai? Qual è il tuo? Qual è il tuo lavoro? Qual è il tuo lavoro? Che lavoro fai? Qual è il tuo lavoro? Lavoro? Che lavoro fai? Qual è, la tua professione? Qual è la tua professione? Quindi, professione. Che lavoro fai? Che lavoro Rispondiamo. Faccio la ricercatrice. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Faccio la ricercatrice. Faccio la studentessa. Sono una studentessa. Faccio la studentessa. Sono una ricercatrice. Sono una studentessa. O faccio il ricercatore. Faccio lo studente. Sono un ricercatore o sono uno studente. Quindi ripetiamo. Faccio la ricercatrice, faccio la studentessa, sono una ricercatrice o sono una studentessa è femminile. La una invece for female. Faccio il ricercatore, faccio lo studente, sono un ricercatore o sono uno studente è maschile. Ricercatore. Quindi la domanda è: che lavoro fai? Qual è il tuo lavoro? Qual è il tuo lavoro? Qual è la tua professione? Qual è la tua? E la risposta è: faccio il maschile o faccio la femminile più il lavoro ricercatore, ad esempio. Studentessa. Oppure la studentessa. La risposta è: sono un maschile o una. Sono una femminile. Una femminile. Più femminile. Il lavoro ricercatore o ricercatrice. Vediamo alcuni lavori, alcune professioni. Commesso con alcuni lavori. Commesso. Veterinaria. Postino. Sarto, sarta. E ancora, fotografo. Tabaccaio, tabaccaia. E giornalaio.
Giornalaia. Giornalaia. Giornalaio, giornalaio. E ancora, professore, Professore, professoressa. professoressa, dottore, dottoressa, Dottore, dottore, dottoressa, dottoressa, pasticcere, pasticcera, pasticcere, pasticcera, farmacista, 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 giornalista. giornalista, giornalista. Bene, vediamo le Di lavoro fa. frasi del nostro dialogo. Io sono una studentessa I am a student di architettura. di architettura. Io sono un studentessa di architettura. I am an architecture student. Io sono una studentessa architettura Io di sono architettura. un ricercatore. Ricercatore. Frasi Io sono un ricercatore. c'è una e un sono articoli indeterminativi. Vediamo gli articoli indeterminativi. L'articolo indeterminativo Indeterminativo. Indefinito. in italiano è maschile un o uno e Uno, femminile una, un con l'apostrofo. Facciamo degli esempi, vediamo. Articolo indeterminativo. cane. Before nouns beginning with consonant. Ok, consonant. And one. Un cane, un albero. Un cane, un albero. Un cane, un albero. Pronouns begins with S plus consonant. Ok, un studente. Ok. GN uno genomo. Uno psicologo. Uno seno. Uno, Un cane, un albero, albero. quindi un cane, un albero, consonante vocale. Uno studente, uno studente. Uno studente, uno gnomo, uno gnomo, uno gnomo, uno psicologo, uno psicologo, Psicologo. uno psicologo, Uno psicologo. uno Uno psicologo. zaino. Uno Zaino. zaino.
Cosine. Zeta. Se. 1 zaino. 1 xilofono. Xilofono. 1 xilofono. Xilofono. X. 1 xilofono. Femminile. Una casa, consonante. Una casa. Un'amica, Una casa, un'amica. un'amica. Vocale, un apostrofo, amica, un'amica. Facciamo degli esempi con gli articoli indeterminativi in italiano. Pablo è un ragazzo spagnolo. Pablo è un amico di Giulio. Carlo ha uno zaino rosso. Maria è una studentessa di medicina. Maria è un'amica di Paolo. L'articolo indeterminativo indica in modo generico qualcuno o qualcosa. Bene, ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Ok, we reached 4.4. Ciao e benvenuti alla... Ciao e benvenuti alla sezione 4 della lezione numero 4. Ripetere In questa qualcosa. sezione impariamo Ripetere a qualcosa. chiedere di ripetere qualcosa. Ripetere qualcosa. Ripetere qualcosa. Vediamo. Ripetere qualcosa. Vediamo alcune frasi del nostro dialogo. Sono di Parigi, ma studio a Berlino. Dove, scusa? Puoi ripetere? Berlino, in Germania. Puoi ripetere? Dove, scusa? Puoi ripetere? Per chiedere di ripetere qualcosa, diciamo, puoi Diciamo, ripetere? puoi O, ripetere, scusa, puoi ripetere? scusa, puoi O ripetere. diciamo, non ho capito, puoi ripetere? Quindi, ripetiamo. Per chiedere di ripetere qualcosa, in italiano diciamo, puoi ripetere? Ripetere. Puoi ripetere? O, scusa, Scusa, puoi ripetere? puoi Non ripetere? ho capito. O, non ho capito, puoi Non ho capito. ripetere? Puoi ripetere? Non ho capito. Vediamo la prima frase, la frase numero uno. Delle frasi di prima. Sono di Parigi, ma studio. I am from Paris but study in Berlin. Sono di A Parigi ma Berlino. studio a Berlino. Io lavoro Io lavoro all'università. all'università. I work at the university. Paolo lavora all'università. Paolo works. Paolo scrive per una rivista. Domani. Paolo lavora. Paolo lavora all'università. Paolo works at the university. Paolo lavora at the university. Paolo scrive per una rivista. Paolo writes for a magazine. Parto.
Rise for a Magazine. Paolo scrive per una rivista. Magazine, rivista. Paolo scrive per una rivista. Domani parto. Tomorrow I am leaving. Domani parto. Ok, sono di Parigi, ma studio a Berlino. Io lavoro all'università. Paolo lavora all'università. Paolo scrive per una rivista. Domani Inizia parto. il film. In queste Inizia il frasi film. ci sono dei verbi. Vediamo quali sono. Studio. Io studio. Lavoro. Io lavoro. Lavora Paolo. Lui lavora. Scrive, Paolo scrive, lui scrive. Parto, io parto. Inizia il film. Il film inizia. Vediamo i verbi in are, come lavorare, in ere, come scrivere, e ire, come partire. Vediamo le prime tre persone: io, tu e lui, lei. Vediamo. Lavorare. Io lavoro, tu lavori, lui, lei lavora. Verbi in ere, come scrivere. Io scrivo, tu scrivi e lui, lei scrive. Verbi in ire, come partire. Io parto, tu parti, lui o lei parte. Quindi lavoro, lavori, lavora. Scrivo, scrivi, scrive. Parto, parti, parte. Bene, la sezione numero 4 finisce qui. Ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Fai gli esercizi. Okay, we finished 4.4. We start with 4.5. Four point five, okay. Parliamo un po'. There is no sound, why? Think there is a problem in the sound.
Okay, there's no sound in the video, I don't know why. Come ti chiami? Come si chiama il tuo amico? Come ti chiami? What's your name? Come si chiama il tuo amico? What's your friend name? Come si chiama il tuo amico? What's your friend name? Che lavoro fai? What do you work? Amico si chiama. Ok, mi chiamo. Il mio amico si chiama. Ti presento. Questo è. Faccio. Insegnante. Che lavoro fai? Sono un ricercatore. Che cosa studia? What do you study? Anne studia architettura. Di dove è Paola? Di dove è Paolo? Paolo è italiano. Di Napoli. Di dove è Anne? Anne è francese, di Parigi. Ok, studente. Ok, for maschile, studentessa, for femmine. Lavoro, job, ok. Tese, thesis, architettura, architecture, university. Ricercatore, researcher. Rivista letteraria, Literary Magazine, Letteratura, Literature, Conference. Ok, film. Arrivederci alla prossima lezione. Ciao e benvenuti. Ok, guys, I think we have. Ok, we reached lezione 5. So we will stop in here and we will continue later. Today we finished lecture 3 and lecture 4. And in the next streams we will continue our studying. We will start with the lecture 5. So be ready and stay safe. We finished today. I hope you the live was useful for you. And the next time we will continue from lecture 5. So stay safe and see you soon. Goodbye.